Intanto vorrei tranquillizzare tutti sul fatto che non abbiamo avuto alcuna criticità dal punto di vista né dell'emergenza territoriale del 118, né del pronto soccorso, né delle sale operatorie e terapia intensiva, quindi tutta la filiera dell'emergenza. Questo perché il 118 aveva un sistema a sé stante, informatizzato a sé stante, e perché il pronto soccorso, tutto sommato, è un'area nella quale si acquisiscono i dati dei pazienti. Quindi in realtà noi stiamo lavorando sul cartaceo per l'acquisizione dei dati e successivamente, nel momento in cui sarà ripristinato il sistema, inseriremo tutti i dati nel nuovo sistema informatizzato. Quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto alcun ritardo nella gestione dei pazienti nell'emergenza. Stesso dicasi nelle sale operatorie dove facciamo attività programmata e attività in urgenza. L'attività programmata è stata soltanto nei primi giorni inficiata, ma soprattutto perché abbiamo avuto problemi, qualche problema sull'approvvigionamento del sangue. Ma adesso ci siamo riallineati con le liste operatorie, abbiamo riprogrammato le attività inserendo pazienti per i quali abbiamo disponibilità di sangue e quindi la criticità è stata superata. Sulla terapia intensiva, idem, non c'è stato né ritardo di azione rispetto ai pazienti né problematiche nell'ambito della degenza. Ecco, sicuramente abbiamo accusato il colpo, questo sì, sul laboratorio analisi, perché siamo tornati un po' ai vecchi tempi con tempistiche un po' più lunghe, ma da questo punto di vista però questo non ha creato problemi sulla sicurezza, sui percorsi dei pazienti, quindi sulla sicurezza dei pazienti. Dobbiamo mandare personale che gira di più per l'ospedale perché non abbiamo il sistema di trasferimento di dati in questo momento attivo. Si spera di averlo nei prossimi giorni. Così come per la visualizzazione di esami radiologici, prima avevamo un sistema immediato di trasferimento dati, adesso è necessario andare in radiologia per visualizzare questi esami. Ecco, quindi criticità di questo tipo sì, ma nessuna di esse ha creato problemi ai nostri pazienti.